Salve a tutti, ben ritrovati. Allora, tier list di Street Fighter 6 post Evo. È un po' che non parliamo di tier list, sono passate varie patch di bilanciamento, quindi diciamo che è cambiato tantissimo dalla prima tier list che abbiamo fatto. Oserei dire che è cambiato tutto. Quindi dopo l'Evo e dopo i tornei importanti che sono stati fatti nell'ultimo periodo, è giusto, è sacrosanto andare a capire un po' quali possono essere i personaggi più forti e i più scarsi in Street Fighter 6. Ci ho pensato a lungo, motivo per cui anche dopo l'Evo non è uscito immediatamente questo video, perché appunto volevo guardare qualche altro torneo di alto livello, e adesso penso di avere un'idea abbastanza precisa. Ovviamente si tratta di un'idea personale, non si tratta assolutamente delle nuove tavole della legge di Street Fighter, anzi sarebbe bello anche discuterne con voi, quindi fatemi sapere nei commenti quali sono le vostre tier list, quali sono almeno i personaggi che ritenete più forti in assoluto, e cerchiamo un attimino di fare il punto della situazione in questo inizio di Season 2, perché la Season 2 comunque per i tempi dei picchiaduro è uscita abbastanza recentemente e di conseguenza il meta non è ancora super maturo, però abbiamo un'idea abbastanza precisa. Non andrò in ordine, o meglio, seguirò un ordine personale, perché di alcuni sono sicuro e poi devo vedere dove mettere gli altri, dove incastrarli, ma cerchiamo di ragionare almeno per estremi, cerchiamo di ragionare almeno sui personaggi che sono sicuri e condivisi da tutta la scena internazionale. Ci sono dei personaggi che sono proprio sicuramente top tier, ci sono dei personaggi che sono sicuramente troppo scarsi, quindi partiamo da quelli, partiamo dai dogmi, dalle certezze. Allora, la certezza assoluta, probabilmente il primo personaggio, il più forte del gioco al momento, è questo. Non c'è proprio dubbio, non c'è alcun dubbio. È un personaggio che assolutamente va nerfato, è un personaggio che sta vincendo praticamente tutto o comunque si sta piazzando tra i primi 5. Non è molto diffuso perché comunque è un personaggio difficile, è comunque un personaggio che richiede tempo. Non è come il Luke della Season 1, che comunque era un personaggio abbastanza basico, ma è comunque devastante. Ha tutto, ha una reversal, ha delle normal veloci, ha una livello 2 che è letteralmente illegale, è troppo forte. Ed è un personaggio super solido, è un personaggio rushdown che però ha delle normal solidissime, ha un calcio medio abbassato che è devastante, è a livello di quelli di un Ken o di un Ryu che però hanno delle limitazioni. Quindi veramente, se c'è un personaggio al top, è sicuramente questo. Io non voglio ordinarli nella tier list, ma voglio inquadrarli in dei tier. Quindi non sono ordinati, questo non è il primo, anche se dovessi fare una tier list ordinata sarebbe sicuramente al primo posto, ma gli altri saranno in disordine. Un personaggio che invece sicuramente è molto carente è Jamie. Paradossalmente Jamie ha ricevuto dei buff, ma in realtà è ancora più scarso di prima, perché è stato nerfato indirettamente dalle nuove meccaniche o dai nerf alle meccaniche, perché non so se lo sapete, i piccoli adesso continuati con il Drive Rush fanno meno danni. Questa è una cosa sacrosanta, perché ovviamente da un pugnetto è impensabile fare mezza vita all'avversario. Il problema è che Jamie si basa soprattutto sui colpi leggeri, sui pugnetti, e quindi se vai a nerfare i colpi leggeri indirettamente vai a nerfare Jamie, quindi sicuramente un personaggio carente da questo punto di vista. Onestamente io lo metterei da solo in questo tier, perché veramente secondo me ha bisogno di aiuto. Quindi speriamo bene, speriamo che lo potenzino possibilmente prima della prossima season, perché è un peccato, perché un così bel design non si vede in torneo ed è un personaggio molto eccitante, molto divertente da vedere. È un peccato vederlo relegato nella parte bassa della classifica. Quindi mi dispiace per Jamie, ma la situazione al momento è questa. Salendo un po' di tier, ma comunque rimanendo in personaggi abbastanza scarsetti, io ci metterei Honda in C. E anche ci metterei Manon. Questi due personaggi non brillano, non hanno degli alti rappresentanti, e i giocatori che sono fortissimi in generale come Idom comunque faticano ad avere risultato in torneo. Idom è passato dal quasi vincere l'Evo al perdere praticamente subito nei tornei, però lui si ostina a utilizzare questo personaggio e onestamente è un po' preoccupante pensare ad una Manon buffata. Ha ricevuto dei buff anche lei, ci sono delle nuove combo che può fare, però comunque sono entrambi personaggi estremamente situazionali. Honda in realtà dà un sacco di problemi anche a me, per dire che sono un giocatore mediocre,
ma a livelli alti, quando tutti sanno fare perfect parry su tutte le culate, su tutte le testate, gli è praticamente impossibile attaccare senza esporsi in maniera estrema, considerato che una perfect parry su ogni culata o su ogni testata può portare a una combo piena, anche se scalata, o comunque una presa che lo può mettere nell'angolo e lo può mettere in situazioni difficili. Non ha grandissime reversal, perché la sua testata X non è forte quanto uno Shoryuken X, parte molto più lenta, anche se lo hanno potenziato molto a livello di normal, comunque fa fatica. Comunque il bello di questo gioco è che i personaggi non sono mai spacciati del tutto, quindi sono comunque personaggi che possono vincere tornei, perché il gioco di base è molto bilanciato, quindi tra Rashid e Jamie non vedete tutto questo abisso, perché per quanto è fatto bene, per quanto è bilanciato il gioco, un Jamie in torneo potrebbe benissimo battere un Rashid, però deve fare una fatica del diavolo e per molti pro player non vale assolutamente la pena fare questa fatica. Di conseguenza prendetela veramente con le pinze questa tier list, perché tutti i personaggi, dico tutti tranne forse Jamie, possono dire la propria in questo gioco. Un altro personaggio che sono sicuro sia nei piani altissimi della classifica è Cammy. Grazie a Punk abbiamo visto il personaggio che ha vinto l'Evo, quindi è il personaggio campione del mondo. Questo non può assolutamente essere un personaggio scarso, perché fa sempre o quasi sempre bene, è molto molto forte secondo me. Personaggio che i cui risultati in torneo sono assolutamente inconfutabili. Se hai dei buoni riflessi e un buon mind game, sto personaggio è veramente il top del top, secondo me. Vediamo un po'. Un altro personaggio sicuramente al top è Ken. È stato nerfato, ma secondo me è ancora devastante come personaggio. E questo è il trittico, probabilmente, di personaggi più forti del gioco che ci sono. Si ride sul fatto che Ken sia lo shoto più debole, ma sono assolutamente dei meme privi di fondamento, quindi non ci credete se dicono queste cose qui. È un personaggio ancora solidissimo, un personaggio che è utilizzato dalla maggior parte dei top player che già lo utilizzavano, quindi pochi hanno cambiato, perché comunque è una garanzia a livello di quello che ti offre come gameplay. Super solido, Shoryuken, locomotiva, calcio medio abbassato, drive rush, un rushdown della Madonna con le target combo, un gioco di prese fortissimo e delle normal veramente di livello, specialmente anche giù calcio medio, l'abbiamo già detto, ma pugno forte in piedi è anche fortissimo. Quindi è il personaggio della gente che vuole giocare in neutrale, che non vuole attaccare troppo, vuole stare un po' sul medio raggio e vuole avere tutti i tool per fare qualunque cosa. Quindi secondo me è ancora assolutamente fortissimo. Ho detto che non ordino la tier list, però una piccola postilla la voglio comunque aggiungere. Marizona e Dalsim io li metto qui, e vi dico che sono leggermente più forti di Manon e Honda, anche se sono due personaggi che fanno una fatica del diavolo nel meta attuale. Dalsim in realtà ha ricevuto lo stesso nerf di sistema di Jamie, perché anche Dalsim comba tantissimo, anzi quasi esclusivamente dai piccoli, e il fatto che lo scaling dei piccoli sia maggiore, quindi le combo facciano meno danno, sicuramente ha impattato. Però è comunque un personaggio solido. Marisa invece è forte, ma quasi tutti fanno quello che fa lei meglio. Per dire, Akuma è un personaggio super solido e fa praticamente il danno di Marisa. Forse Marisa fa un po' di più, però cavolo, Akuma c'ha i proiettili, c'ha lo Shoryuken, c'ha delle normal della Madonna, può combare da ogni entrata, da ogni apertura, mentre Marisa ha dei problemi abbastanza gravi, sia a livello difensivo, sia a livello anche di gioco neutrale, di anti-air, perché sia giù pugno forte, però da certe angolazioni non può far nulla, e generalmente in difesa è un personaggio abbastanza scarso. Dalsim in realtà potrebbe essere anche più alto di così, ma è un personaggio estremamente tecnico, ed è veramente una religione questo personaggio, cioè ti devi dedicare, devi usare soltanto lui, e sai che in certi matchup comunque faticherai parecchio, tipo per esempio Ken. Quindi è un personaggio per gente che veramente ci si dedica, è una religione sto personaggio, come ho detto, è molto particolare, però è veramente bello da vedere all'opera se utilizzato da uno specialista, da un giocatore che sa quello che fa. Adesso andiamo a vedere il Pellegrino. Allora, il Pellegrino io lo metto in B, perché anche se tutti dicono che è un personaggio forte, nessuno lo usa, e non ho capito perché secondo me sarebbe più in alto, però nessuno gli vuole dare fiducia. Povero Pellegrino, è fortissimo, è praticamente Ken se avesse un sacco di danno in più ma fosse un po' più macchinoso a terra.
il che comunque dovrebbe metterlo, non dico alla pari, ma quasi, quindi io almeno in A ce lo metterei. Gli metto B perché non lo usa nessuno ed è pazzesca sta cosa. Io sto aspettando ancora di vedere il potenziale del Pellegrino finalmente espresso nella maniera giusta, ma nessuno vuole dare fiducia a sto poveraccio. Dategli fiducia, perché secondo me merita assolutamente. Poi, che altro possiamo mettere in B? Ci metto Lily, sicuramente, la vedo più o meno sullo stesso livello di Ryu, è un personaggio che comunque è cresciuto, è un personaggio che si vede tantissimo in torneo, tra l'altro. È molto molto gettonata, io non so come fanno, perché è una palla di personaggio, è veramente noiosa da usare, però a qualcuno diverte. E poi è il personaggio dei principianti per eccellenza, perché veramente ha un game plan banale, che non ha fronzoli fondamentalmente, bisogna caricare gli stock di vento e andare addosso all'avversario forzando il mix up con i piccoli o con la presa, quindi fare presa o fare i pugnetti per evitare che l'avversario salti. Quindi personaggio veramente semplice, sicuramente non fortissimo, ma la sua semplicità la mette su un piano superiore rispetto agli altri, perché veramente eseguire il suo game plan è estremamente semplice. Vediamo un po' che altro possiamo dire. Possiamo mettere Juri sicuramente in A, è un personaggio della Madonna, ancora super solida ma anche super forte dal punto di vista offensivo, è il personaggio che ha vinto la Capcom Cup anche se nella vecchia season, ma è comunque fortissimo anche adesso nonostante qualche piccolo nerf, ma anche qualche piccolo potenziamento tipo la target combo. È un personaggio della Madonna, fortissimo da ogni punto di vista. DJ lo mettiamo in A perché lo ritengo ancora una minaccia, fa meno danno, non è sicuramente l'S che era prima, però secondo me è in uno spot veramente ottimo. È bellissimo vederlo usare dagli specialisti, non è un personaggio molto spalante, però ha più o meno le prerogative che aveva prima, soltanto che è un po' meno efficace. Quindi secondo me l'A è il posto ideale per DJ, posto ideale anche per Luke, che probabilmente sarebbe in bilico tra la S e la A, ma sicuramente ha ricevuto un po' un colpo per quanto riguarda lo scaling, perché hanno fatto scalare di più una sua specifica combo, cioè sono andati a incrinare le regole del Matrix giusto per renderlo un po' meno forte, e ha perso un po', però come ha dimostrato Noad Prodigy, utilizzato in una certa maniera è ancora estremamente efficace come personaggio. A questo punto direi che Kimberly si configura come una B piena, perché è un personaggio forte ma che ha grosse carenze difensive, è un personaggio estremo, o ti tiene all'angolo e ti pressa tutto il tempo o perde. E quindi, come tutti i personaggi estremi, nelle partite ad altissimo livello ti può andare bene o ti può andare malissimo. Questo è come funziona Kimberly, è in torneo, diciamo che non è un discorso molto stabile da fare. Che altro possiamo vedere? Zangief io lo metto in S, ragazzi, perché Zangief è una minaccia, avrete visto tutti che online ormai pullula di Zangief. Uno Zangief ha vinto la Topanga League, che è il torneo di più alto livello in Giappone con tutti i pro più forti. È un personaggio che ormai sta già portando risultati da tempo ed è appena stato potenziato, quindi immediatamente potenziamento, risultato immediato. Secondo me è tra i più forti del gioco, e non lo dico a cuor leggero, perché comunque affrontare un grappler e vedere un grappler così in alto è davvero preoccupante. Secondo me è il personaggio che ha vinto la patch della Season 2, è il personaggio che più ha beneficiato, insieme ad un altro che vedremo, del trattamento Season 2. Chun-Li la mettiamo in A, e anche Guile, questi due li possiamo mettere in A perché sono dei personaggi che hanno ricevuto dei leggeri nerf, ma sono comunque efficacissimi. È un po' più difficile essere consistenti in torneo, vincere tanti tornei indipendentemente dal matchup, perché ci sono dei personaggi che danno parecchio fastidio a questi due, quindi dal punto di vista dello spread dei matchup è un po' più complicata la faccenda, però sono comunque personaggi fortissimi che hanno dei rappresentanti a livelli alti che veramente fanno i numeri. Stesso discorso io lo potrei dire per Blanca, ci sono un sacco di personaggi in A. Blanca è stato un po' nerfato nei danni, però è comunque un personaggio della Madonna, rimane un personaggio solido. Molti non sono efficaci con Blanca perché per qualche strano motivo spengono il cervello quando giocano, però se il personaggio viene studiato è comunque veramente una minaccia, stompa completamente certi matchup, fa un po' più di fatica in altri matchup, però è un personaggio comunque fortissimo. Akuma lo mettiamo in S, personaggio che ha una grandissima rappresentazione in Giappone perché oltre ad essere fortissimo è anche un personaggio super tecnico, e questo ai giapponesi fa impazzire, perché ai giapponesi piace tantissimo allenarsi, trovare nuove combo, e Akuma veramente
ti dà una, questa possibilità più di Ken e più di altri Shoto, perché ha una varietà di combo che altri Shoto non hanno, e quindi oltre ad essere molto forte è estremamente divertente. Non è proprio tra i più forti, non è nella top 5, perché secondo me ha questo problema di vita che è comunque pesante, perché muore prima di altri, ma è comunque tra i più forti ed è già un personaggio che sta facendo vedere un sacco di risultati in torneo. Adesso rimangono fondamentalmente Shadowlu e Aki. Vediamo dove piazzarli. JP secondo me è fortissimo ancora. Io non capisco perché la gente abbia perso la speranza con sto personaggio, perché vedo persone come Juicy Joe che si piazzano ancora altissimo, vincono praticamente tutto. Quindi non so che problema abbia a questo punto questo personaggio, però la politica Twitter di piangere dei nerf evidentemente ha preso il sopravvento e la maggior parte dei JP sono spariti, secondo me a torto, perché è un personaggio allucinante ancora. Gli hanno tolto delle hitbox sleali, perché il bastone certe volte vinceva su tutto, e comunque è fortissimo, perché per dire il bastone anti-air comunque batte la maggior parte dei salti. Prima era illegale perché era praticamente uno shoryuken, adesso è solo fortissimo, scusate. Ora, questi personaggi qui sono particolari, perché per dire Bison io non l'ho ancora inquadrato, probabilmente sarebbe da S, diciamo AS, io lo metto in S perché lo vedo ancora come fortissimo, perché le counter a questo personaggio non sono ancora state sviluppate, ma probabilmente sarebbe da alta A, parliamo comunque della top 8 del gioco. È un personaggio strano, perché solitamente un personaggio senza reversal non è un personaggio forte, ma dati i danni che questo personaggio è capace di fare e data la pressione che è capace di fare, che è da 10 su 10, diciamo che se in difesa è da 7 su 10, la risultante è comunque un personaggio estremamente forte, estremamente performante. Raro vedere un personaggio senza reversal così in alto, però devo dire che Capcom ha fatto un ottimo lavoro a rendere questo personaggio particolare, ma a renderlo comunque forte, perché se non fosse stato fortissimo in attacco, senza reversal e con i problemi difensivi che ha, sarebbe stato un personaggio scarso, parliamoci chiaro. Invece è un personaggio tra i migliori del gioco. Adesso, questi sono i due personaggi più difficili da inquadrare, secondo me. Secondo me sono i personaggi più difficili. Aki è al momento tra i più forti del gioco. Non so se questo è viziato dal fatto che si incastra male con il mio personaggio, è molto avvantaggiata contro il mio personaggio, ma io la ritengo un personaggio della Madonna. La metto qua. Proviamo un po' ad ordinare il tutto, la metto qui e credo che sia un buon piazzamento. Sicuramente nella top 8, probabilmente nella top 5. È un personaggio con una pressione assurda, adesso ha delle normal molto forti che prima non aveva, tipo calcio medio abbassato, che è molto più forte ora. Ha la migliore pressione di locomotiva, quindi palletta avanti e drive rush dietro del gioco. Comba dall'overhead in una maniera allucinante, fa un sacco di danno se ti ha messo il veleno addosso. È stata buffata veramente tanto ed è probabilmente la vincitrice della Season 2 assieme a Zangief. Sono i due personaggi che più hanno beneficiato dai cambiamenti della Season 2. È veramente una minaccia. Io prima non avevo paura di questo personaggio, adesso ogni volta che becco Aki tremo e probabilmente perderò, perché è impenetrabile e quando ti attacca lei è molto difficile uscirne. Quindi veramente, veramente forte. Ovviamente ho lasciato il mio main per ultimo perché ancora non lo so inquadrare. Allora, ascoltate quello che vi dico riguardo il buon vecchio Edoardo. È un personaggio difficilissimo, motivo per cui in Giappone è strausato, perché è proprio il tipo di personaggio che piace ai giapponesi, super tecnico, efficace ma super difficile e sempre in continua evoluzione. Di recente è venuta fuori la combo di Momochi che ha potenziato infinitamente il suo gioco, perché con una livello 2 ti fa mezza vita e ti porta dall'altra parte dello schermo, ti mette all'angolo. E ha un sacco di root particolari e continuerà a crescere, secondo me, perché è un personaggio così tecnico che ogni giorno si scopre roba nuova. Il problema di questo personaggio è che devi essere perfetto, perché ogni minimo errore può significare la morte. Quindi, in un mondo ideale, a me ricorda molto Fei Long di Street Fighter 4, c'era questo discorso che veniva fatto su Street Fighter 4 dei personaggi assoluti, tra virgolette, perché c'era Fei Long, tutti dicevano sarebbe il personaggio di gran lunga più forte del gioco se il gioco fosse giocato da dei cyborg, da delle macchine, perché se tu hai il riflesso di punire ogni normal con il Rekka, allora non si può battere questo personaggio. Si può battere perché comunque c'è il tempo di reazione umano
e nessuno era capace di battere a riflesso tutto con i rec, con il pugno in avanti di Fei Long. Ed è più o meno nella stessa situazione. Se il mondo fosse fatto da macchine che non sbagliano mai niente, Ed sarebbe probabilmente nella top 3 del gioco, tra i più forti. Il problema è che siamo esseri umani e quindi siamo fallibili, e di conseguenza l'impegno che serve per portare Ed alla perfezione è notevolmente sbilanciato rispetto a personaggi come Zangief, Rashid, Kemi o Ken. Rashid è comunque tecnico, ma ha un margine di errore infinitamente più basso rispetto ad Ed. Ed puoi sbagliare una combo, puoi sbagliare una cosa e perdere il match. Con Rashid, diciamo, metti la livello 2 da dietro di te e puoi anche fare una cagata dopo l'altra e va bene. Questo teoricamente non conta in torneo perché sono tutti fortissimi, ma in realtà sì, perché è un personaggio così difficile che le sue combo vengono sbagliate anche ai livelli più alti, anche da coreani, giapponesi e tutto il resto. Quindi io al momento lo metto in A, come penso molti, molti giocatori esperti di Street Fighter 6. Potenzialmente potrebbe essere più alto, ma ripeto, ha uno skill ceiling, ha una richiesta di abilità così alta che nella pratica voi non lo vedrete mai utilizzato da esse, almeno per il momento. Poi ovviamente siamo tutti in costante divenire. Però è un personaggio che sicuramente può dire la sua, ha dei matchup molto brutti, secondo me, motivo per cui io lo metterei anche sotto la A, forse non B, ma alla fine di A, per dire Lili non si può fare, Aki è molto difficile, ha dei punti deboli parecchio enfatizzati, Blanca è molto difficile, Bison è difficile, Akuma è difficile, perde da molti top tier, però è comunque un personaggio che può battere facilmente tutto il resto, e anche contro i top tier, se gioca molto bene, può vincere, quindi può sicuramente vincere dei tornei, magari accompagnato da un altro personaggio. Ecco, probabilmente è il più complesso da analizzare e il più imperfetto dei top del gioco. Sicuramente lo metto in top 8, top 10, questa è la mia posizione al momento, perché il personaggio comunque è cresciuto molto. Bene, questa è la mia tier list, io non ho altro da aggiungere, penso di aver elaborato abbastanza su tutti i personaggi. Fatemi sapere i vostri pensieri e ci vediamo alla prossima.